Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati, se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi siamo qui per parlare del sorteggio che è avvenuto ieri dei gironi di Champions League, tenuto a Istanbul, città dove si svolgerà la finale e che per noi milanisti richiama un po', diciamo, un ricordo non piacevole, perdonatemi, diciamo un ricordo non piacevole legato a quella famosa, purtroppo, finale con Liverpool, 3-0, 3-3, doppio miracolo di Dudek su Sheva e sconfitta ai calci di rigore. Sarebbe bello. Cosa sarebbe chiudere il cerchio Champions vincendola? Io dico che non prendetemi per pazzo, non sto dicendo che Milan vincerà la Champions, però nel calcio niente è impossibile. È chiaramente un'impresa molto difficile da realizzare, però nulla è impossibile. Non per il Milan, per il calcio in generale. Nulla è impossibile perché la storia del calcio è piena e famosa di imprese, di pronostici sovvertiti clamorosamente. Quindi lasciamo spazio ai sogni, come ha detto Paolo, e niente, dico solo che sarebbe fantastico andare a chiudere questo cerchio Champions con una vittoria extra, ma resta un sogno. Analizziamo un attimo le avversarie: Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. Allora, ormai tanta esperienza in ambito calcistico mi ha portato a non gioire di sorteggi, né a gioire né a diciamo maledire i sorteggi, nel senso che tanto devi giocare contro tutti. L'anno scorso sembrava, non sembrava, era un girone di ferro, però abbiamo avuto le nostre possibilità, abbiamo sprecato delle occasioni, però non è che non siamo mai stati in gioco. Quest'anno, con un sorteggio nel quale si è partiti dalla prima fascia, ovviamente, logicamente, è più morbido rispetto a quello dell'anno scorso, però non va assolutamente preso sotto gamba. Anche perché il Chelsea lo conosciamo, squadra che 2 anni fa ha vinto la Champions, squadra che vanta parecchie individualità importanti, Thiago Silva, Koulibaly, Kanté, Havertz, Sterling, che vanta anche un buon allenatore, con una dirigenza che è cambiata a causa di avvenimenti che purtroppo ben conosciamo. Ragazzi, piccolo lapsus, mi sono dimenticato di chiedervi gentilmente il like al video, iscrivetevi, seguitemi in Inside su tutti i social e il sito, mi raccomando, www.acminaninside.com. Dopo 3 minuti di video, quasi 4, ma va bene, ve lo ricorderò anche alla fine. Quindi dicevo, il Chelsea lo conosciamo, è tosta, è dura, però ce la giochiamo. Diciamo che della seconda fascia abbiamo trovato. Niente, stamattina il canale audio non va. Della seconda fascia abbiamo trovato una delle prime 2 o 3. Per quanto riguarda il Salisburgo, in terza fascia c'erano sia squadre più abbordabili sia squadre più temibili, penso alle tedesche, quindi motivo per cui è una squadra che gioca bene a calcio, improntata a lanciare continuamente giovani, tra gli ultimi Adeyemi, Szoboszlai. Insomma, ce ne sono parecchi e anche quest'anno ce ne sono parecchi di interessanti. C'è Šeško, c'è Šušić,
Susic, c'è Seyward, c'è Kierkegaard, insomma, ce ne sono parecchi. Squadra che appartenente al gruppo Red Bull tende sempre molto l'occhio alla futurabilità e alla potenzialità dei ragazzi giovani. Per quanto riguarda la Dinamo, è una squadra che è composta da parecchi ex italiani, nel senso giocatori croati che hanno giocato in Italia, tipo Gojak ex Torino, Petkovic che è passato da Catania, Verona, Bologna, poi se non ricordo male anche Orsic è passato in Italia, Ristovski, insomma ce ne sono parecchi, motivo per cui conoscono come giocano le squadre italiane, è una squadra molto fisica. Anche questa che consta di interessanti individualità come classe 98 Ivanušek, come Baturina, come Orsic, come Petkovic, anche il neoacquisto Dermic che ha un passato in Germania nel Gladbach dove non fece bene, però l'anno scorso si è rilanciato al Rijeka facendo cannoniere del campionato croato e quest'anno è passata alla Dinamo. In definitiva, ragazzi, io diciamo su quella della quarta scelta mi prendo rabbia perché erano state sorteggiate praticamente tutte e rimanevano Dinamo, Maccabi Haifa e Viktoria Pilsen. Noi siamo andati a prendere quella più fastidiosa. Per quello un po', diciamo, il mio pensiero sul sorteggio viene deviato, condizionato, diciamo che di quelle che rimanevano abbiamo preso quella piuttosto. In linea di massima, Dinamo Zagabria è in una fascia media diciamo in una porzione media della quarta fascia. Ce n'erano più pericolose, ma anche più abbordabili. Comunque sia, dobbiamo dimostrare di essere maturati. L'obiettivo minimo è il passaggio agli ottavi. Dobbiamo ampiamente dimostrare di non essere di passaggio e dobbiamo tornare a dare l'impressione di importanza che il vecchio Milan faceva e aveva in tutta Europa. Questo è quanto, ragazzi. Ditemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate del sorteggio. E vi invito ancora una volta a lasciare il like al video, iscrivetevi qui al canale YouTube e seguiteci su tutti i social, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e chi più ne ha più ne metta. E vi ricordo il sito internet meraviglioso, bellissimo, in costante aggiornamento con le news, editoriali, interviste e quant'altro, www.acmilaninside.com. Ciao ragazzi e sempre Forza Milan, ci vediamo domani con il video pre-partita di Milan-Bologna. Ciao a tutti ragazzi e sempre Forza Milan!